Il Cagliari confeziona la vittoria con i suoi due migliori acquisti per caso, e cioè Nandez e Rogue, quelli che dovevano partire, che potevano fare un patrimonio per le casse societarie, che invece hanno scelto di rimanere. Mercato per caso che si completa con la grande prova di Mancoso, anche lui non era certo in programmazione, ma poi quando è capitata l'occasione è stata colta al volo. Aggiunti a questi certamente Makumbu, ma si vedono anche già qualche altro segnale, qualche altro giocatore che sta tentando di dare un valore alla squadra, soprattutto nella zona di difesa. Lo si è visto nel secondo tempo quando sono entrati Barreca e Dossena, due che ancora dobbiamo conoscere nell'integrazione della squadra. Nell'insieme il Cagliari ha giocato il pallone per tantissimo tempo, ha avuto tante occasioni, ha tirato tante volte in porta, ma soprattutto con i giocatori che abbiamo citato, Mancoso su tutti è il tiratore scelto, quello che è andato più volte al tiro. Ancora polveri bagnate per gli attaccanti, sia la Padula, che qualche occasione l'ha avuta anche stavolta, sia Pavoletti, che è entrato però con una grande voglia di mettersi a disposizione della squadra. Insomma, il cantiere di Liverani, che è stato confezionato su misura per il tecnico, sta crescendo e dovrà dare dei risultati, quelli che ha già ottenuto quest'oggi, anche al costo di tanti sacrifici. Ad esempio, nell'integrazione, nella considerazione del tecnico, quest'oggi c'era Viola. Non è stato certo il migliore in campo, ha gestito i suoi palloni, pochi dobbiamo dire nel mezzo del centrocampo, e anche il suo sinistro sui calci piazzati non è parso quello migliore, ma sta di fatto che bisogna tenere lui nella rosa della squadra come tutti gli altri in un campionato che sarà lungo e difficile. E da questo punto di vista Liverani ancora una volta ha tardato un po' con i cambi, dando la sensazione quasi di voler puntare sulla prima squadra e di sfruttarla fino alla fine, di strizzarla finché ne aveva ancora, rischiando anche però di essere raggiunto. Insomma, luci e ombre di una partita che però alla fine ti danno 3 punti, ed è la cosa più importante, considerato che siamo all'inizio del campionato, e che non perdere la distanza alla vetta, non perdere la fiducia, non perdere la serenità, dà tempo per poter costruire una squadra. E ripeto, soprattutto nella zona di difesa, l'arrivo di qualche calciatore può essere sperimentato e può essere integrata, con la possibilità di vedere un sistema di gioco che possa essere più sicuro. Intanto incassiamo questi 3 punti e andiamo a pensare alla prossima partita, che ci darà qualche giorno in più di preparazione. Quindi Cagliari avanti con questo 1-0 sul Modena, ricordo gol firmato da Rog su una grande giocata di Nandez, insomma i due superstiti della scorsa stagione. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.